Nella vita io credo che esista un'equazione che deve finire sempre in pareggio. Io ho preso a manciate tutto quanto la vita potesse offrire a un uomo e adesso devo pagare quasi il prezzo di tutta la felicità e tutte le grandi emozioni che ho provato. Sono ciò che sono? Sono quel che faccio? È a questa Hegeliana domanda che sembra aver voluto rispondere per una vita intera Ambrogio Fogger, mio padre, ponendola a se stesso e agli altri sulle note e le immagini di Jonathan, Dimensione Avventura. Per molti di voi questo nome e questa sigla hanno un significato ben preciso, ancora di più per quell'uomo baffuto, forte e sensibile che di Jonathan era al tempo stesso padre e figlio e che all'avventura aveva scelto di dedicare la propria vita, senza riserve. Fogar nasce in una famiglia normale, ha un lavoro comune ed una bella moglie. È destinato a una vita normale, ma c'è un problema. A Fogar la normalità non piace. Per combatterla cerca ostinatamente delle nuove strade, trova i mezzi per riportare nell'età adulta le emozioni di quando si è ragazzi. Prima paracadutista, poi pilota acrobatico, navigatore, esploratore, naufrago, marito, papà e amico, conduttore televisivo e poi di nuovo navigatore nei raid automobilistici. Ambrogio Fogger è stato per tanto tempo protagonista delle immagini dei telegiornali e nelle prime pagine dei giornali per le sue sfide. Sfide al limite della vita, al punto che in qualche vecchia cartellina del Corriere o di Repubblica può capitare di imbattersi in una serie di coccodrilli che lo davano ciclicamente spacciato negli anni 70, 80 e 90. Eppure Fogger è sopravvissuto fino al 2005 a tutte le sue imprese e anche a qualche giornalista troppo precipitoso. Le sfide di mio padre iniziano da ragazzo, ma continuano da grande quando il gioco si fa più duro e la vita ti incasella in un corso logico e inevitabile. Attraverso le sfide, Ambrogio rompe gli argini e sceglie di seguire un corso diverso. Sono sfide legate alla misura del coraggio, della volontà e della paura. Sfide tra il suo corpo di uomo normale e forme violente di natura. Un eroe imperfetto, innocente o colpevole nel perseguire a tutti i costi le sue emozioni. Io penso che qualsiasi persona, se dentro di sé così ricorda quando si aveva 18-20 anni, forse non tutti pensavano di fare il giro del mondo in barca a vela, ma qualcosa di simile, qualcosa di un po' di grandioso e senza prezzo. Ecco, io in questo senso sono infantile, ma sono contento di esserlo stato. Ha sfidato da solo nella prima grande avventura tutti gli oceani del mondo, con la sua bella barca, il Surprise, uno scafo lungo appena 11 metri, quasi quanto un tram, che è stata per un anno una compagna e una casa, il prolungamento naturale e romantico dei suoi sogni. In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu. Uno scafo amico con cui poteva parlare di giorno e di notte, l'unico depositario di emozioni che spesso sfuggono alla quotidianità. Quando Ambrogio e il Surprise rientrano a Castiglione della Pescaia, dopo 400 giorni intorno al mondo, contro le correnti e i venti dominanti e contro ogni logica, il trionfo è assoluto. È sempre con il Surprise che Fogger riparte per rincorrere un altro sogno, la circumnavigazione dell'Antartide. Lo accompagna l'amico giornalista Mauro Mancini, fino a quello che sarebbe dovuto essere il punto di partenza del viaggio. Il destino, però, aveva scelto per loro un altro inizio, un altro tipo di avventura. Lo scafo del Surprise viene sfondato da un branco di orche, lasciando i due uomini alla deriva su una zattera per 74 giorni. Intingiamo due dita in questa poltiglia e la succhiamo piano, proprio per portare via dalla pelle tutto il sapore dolce che riusciamo a catturare. Una volta al giorno si faceva sta manovra. Ci si rende conto che lo consumiamo troppo alla svelta, riduciamo un dito solo la razione. Mauro è più grande e grosso di me, si rende conto che con un dito lui prende più zucchero di me.
E allora, prima che possa nascere nell'inconscio il problema che la sorte tratti uno meglio dell'altro solo perché questo è più grande e grosso, ecco che Mauro salta fuori con una delle sue frasi magiche. Dice: vai avanti a intingere il tuo indice, che basta un mignolo di noi toscani a far pari con voi lombardi. Lui aveva già capito, perché sulla zattera forse è lui che diventa lo skipper, il capitano, ha già capito che tutte le spinte, anche quelle negative, le più occulte, le più inconsce, del nostro corpo e del nostro cuore devono essere imbrigliate subito. Sulla zattera bisogna essere pari, pari perché proprio davanti alla morte che sta arrivando dobbiamo essere pari a tutti i costi. Le immagini dell'arrivo di Ambrogio Fogar a Città del Capo. La nave che lo ha tratto in salvo è arrivata ieri sera e prima che scendesse il navigatore sostenuto su una sedia da due barellieri era stato portato a terra il corpo di Mauro Mancini, il giornalista che dopo essere sopravvissuto insieme con Fogar 73 giorni su una zattera autogonfiabile è morto due giorni dopo essere stato tratto in salvo. Mauro, cosa ti resta? Mi resta un insegnamento che credo nessuna esperienza poteva darmi. Primo, il suo comportamento nel durante la tragedia il viaggio, che secondo me ha avuto dei momenti di tragicità. Secondo, la serenità e la onestà assoluta di un uomo che è arrivato a 50 anni, ancora l'entusiasmo di mettersi in mare per poter raccontare agli altri cosa un uomo prova, cosa deve fare per poter essere coerente con se stesso. Io con Mauro ho creato un rapporto che mi sono convinto che non occorre nascere dallo stesso ventre per essere fratelli, ecco. Dopo il salvataggio Mancini se ne andò. L'avventura che mio padre aveva sempre amato e inseguito gli aveva strappato un amico. Ora la sfida era ancora più difficile. Per Ambrogio questa perdita mise in questione ogni scelta. Si trattava di reimpostare completamente il rapporto con l'avventura, di approfondirlo e di confermarlo. Anche questa volta è un vecchio sogno dare la spinta. Fogar ci ritenta, con il polo, questa volta nord. Forse perché duro nei suoi ghiacci come la perdita subita. Forse per i racconti di Amundsen e di Nobile di quando era bambino. Ambrogio parte da solo, trainando una slitta in compagnia di un cane, il celebre Armaduke. Al termine di un viaggio che era stato solo bianco, si scatenarono moltissime polemiche. D'altra parte Fogar e i giornalisti non si sono mai presi. Loro, sempre attenti, precisi e puntigliosi nel raccontare un fatto e una morale, lui guascone, irruento, a tratti arrogante, nell'inseguire una molla interiore come unica morale. Ed è proprio per questo che dopo il polo, Fogar decide di prendere il coltello per il manico, raccontando chi era, usando gli stessi mezzi di chi, fino a quel momento, lo aveva raccontato e guardando dritto negli occhi i suoi detrattori. Con Jonathan, Ambrogio sceglie di portare l'avventura vicino al grande pubblico. La televisione è il suo nuovo veicolo. È Fogar a cambiare in Italia i connotati dell'avventura nell'immaginario della gente. La fa diventare, con la TV, un gioco avventuroso nella natura. È il periodo in cui prendono piede il free climbing, il parapendio e il rafting, e i ride automobilistici. Mio padre è l'appendice sperimentante del suo pubblico ed insieme a Giacomo Vismara partecipa a tre edizioni della Parigi-Dakar, tre rally dei faraoni e una Parigi-Mosca-Pechino che non concluderà mai. È il 12 settembre 1992. La Jeep di Fogar e Vismara si impenna e si capotta mentre corre verso Pechino. Per mio padre comincia il giorno più lungo di tutta la sua vita, quello che cambia ogni regola, che ti fa chiedere perché, senza trovare le risposte. Nessun destino potrà mai incatenarmi il pensiero, la fantasia, la mente, l'anima. Ambrogio un senso l'ha trovato persino nel vicolo cieco subito, oltre che nelle grandi imprese volute e cercate. L'ha trovato nella volontà che gli presentava il conto della sua voglia di avventura. L'ha trovato nel tenere alto il valore di un uomo spogliato del proprio corpo.
nell'essere eroe, imperfetto e ferito, ma pur sempre eroe.